un pomeriggio molto particolare, in sala consigliare prima e poi nella piazzetta del municipio di Rivarolo, poi per dedicare un ricordo importante a Luigi Palma di Cesnola, che rivarolese, che ha scritto delle pagine fondamentali della storia. Siamo col sindaco Alberto Rostagno, appunto un pomeriggio dedicato a quella che è stata la importante manifestazione dedicata appunto a Palma di Cesnola. Sì, certo, io già prima ho ringraziato l'Inner Wheel, che è l'associazione che ha voluto far sì che questa targa, che nell'anniversario e nel centenario della morte era stata posizionata nel cortile, in questo cortiletto del comune di Rivarolo, venisse data nuova vita, nuovo vigore, perché col tempo e negli anni si era un po' rovinata, la scritta non si leggeva più, e quindi Lina Villa ha avuto questa bella iniziativa di mettere a posto. Quindi ho ringraziato, perché grazie a questa associazione, grazie a tutti coloro che hanno a cuore la storia, la memoria di Rivarolo, è il modo per ricordare, per far ricordare in modo particolare, far capire, far conoscere le nuove generazioni, i giovani, quanto sono importanti queste figure storiche, figure come Luigi Palma di Cesnola, che in tutto il mondo è conosciuto, e grazie a lui la città di Rivarolo, abbinata al suo nome, è conosciuta in Italia, in Europa e nel mondo. Quindi è un bel modo di ricordare e di fare memoria storica. Restauro che appunto ha dato nuova vita a quello che è un simbolo della città di Rivarolo. Certo che sì, ha dato nuova vita, e da cosa nasce cosa, anche oggi sono venute fuori altre possibilità di altri restauri, quindi questo è il bello dell'associazione, il bello di fare sinergia tra amministrazione comunale e mondo culturale e associazionistico locale. Quindi veramente un grazie a tutti per questo bellissimo impegno a favore della cultura, a favore della nostra città. Proprio perché la cultura è fondamentale anche a livello di socialità. Certo che sì, con la cultura si fa socialità, si socializza, si parla del passato, ma si guarda con maggiore attenzione al futuro, vivendo nel presente.